benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per fare un video un po' diverso dal solito, in un campo che spero possa competermi nella maniera più adatta e che possa sicuramente darvi qualche delucidazione, possa risultare discorsivo e soprattutto non noioso. Non vi preoccupate, comunque le storie torneranno presto. Incominciamo subito. Sarò un po' la voce da fuori dal coro in questo video. Sono qui per presentarvi la mia opinione su come la Samp potrebbe giocare al meglio in questa stagione. Perché dico questo? Mi riferisco soprattutto dal punto di vista modulare, quindi al modulo che la Sampdoria può interpretare. 4-4-2? Sì, però mancano gli interpreti, o almeno non ci sono tutti quelli che secondo me per Ranieri sono perfetti per giocare all'interno di quel modulo. Uno, per esempio, la famosa punta di peso che mai è arrivata, la perdita di Bonazzoli, mancano diversi elementi. Quindi per me il modulo più adatto che può utilizzare la Samp è un modulo che Ranieri conosce, perché lo ha utilizzato al Monaco, al Nantes, alla Roma, al Fulham e, che ci credete o no, persino in quel Leicester che ha vinto la Premier League. Parlo del 4-2-3-1, modulo europeo di tante squadre che hanno vinto. Basti pensare nel recentissimo al Bayern Monaco di Flick, che ha vinto una Champions League con questo modulo. L'ha vinto anche Mourinho con l'Inter, una Champions League con il 4-2-3-1. E voi mi direte, la Samp ce li ha gli interpreti? Sì, e anzi, non ha solo gli interpreti per un 11 titolare, ha anche tante alternative che secondo me non sono viste da questo punto di vista. Quindi sono qui per darvi delucidazioni a riguardo. Do solo un'opinione. Cominciamo. Per quanto concerne la linea 4 di difesa, va tutto bene così. Insomma, Ranieri l'ha sempre utilizzata in qualsiasi schema, in qualsiasi squadra. Raramente ha utilizzato la difesa 3. L'unica postilla che mi sento di fare è necessario giocare di Colley in questo momento. Colley, per il potenziale che ha dimostrato, la sua importanza fisica, è il giocatore più adatto per fare il centrale, accompagnato poi da Tonelli o Yoshida, insomma quello è poi a discrezione del mister. Per quanto concerne laterali e l'altro centrale, appunto, la linea 4 già la conosciamo molto bene. Per quanto riguarda la mediana, che è già il primo punto importante da analizzare, il primo giocatore che secondo me può giocare bene in quel ruolo è Ekdal, che secondo me sarebbe il titolare fisso, per via dell'essere insomma un punto di riferimento per la difesa. Centrocampista con mentalità difensiva, bravo nella prima impostazione, fisicamente importante, esperto, insomma per me è l'unica pedina fissa. Il suo compagno, quindi l'altro mediano, qui ci sono tre possibilità validissime, ognuna tatticamente e tecnicamente molto diversa. Cominciamo dalla prima. Un centrocampista che fa legna, che corre tanto, ha bravo in fase di interdizione, fisicamente possente, per una mediana difensiva, forte, basata sul recuperare palloni. Morten Thorsby è il compagno perfetto in quel caso. Il norvegese è grosso fisicamente, è rapido, è abile in fase di interdizione e non ci sarebbero problemi per quanto riguarda la sua carente abilità in fase di impostazione, perché Ekdal in quel ruolo compensa. Se si cerca invece una mediana più tecnica, il nuovo arrivo Adrian Silva sarebbe il compagno perfetto per Ekdal. Regista non velocissimo, abile nel lancio lungo, nella verticalizzazione rapida. Uno che sa sempre trovare il compagno, potrebbe tranquillamente abbassarsi fra i due centrali per costruire il gioco. Insomma, potrebbe funzionare molto bene. La terza scelta, è quella più coraggiosa, ma secondo me è quella con più potenzialità, è Valerio Verre. Verre che in quella posizione può fare benissimo. Voi mi direte, ma è salito alla ribalta come trequartista nell'ultimo periodo, sia a Perugia che a Verona. Sì, è la verità. Tuttavia non bisogna dimenticarsi del passato di Valerio Verre, perché ha iniziato la carriera come vertice basso nel 4-3-3 sotto la primavera della Roma con Stramaccioni. Quindi questo ruolo l'ha già interpretato, l'ha fatto per esempio anche a Siena, l'ha fatto nella prima esperienza a Perugia, ha giocato in quella posizione qualche volta col Pescara, di conseguenza è un ruolo che conosce, è un centrocampista completissimo perché è rapido, abile in fase di impostazione, si destreggia discretamente in interdizione, è dotato di gran tiro dalla distanza e di tecnica sopraffina. Quindi secondo me è la scelta più valida, considerato l'equilibrio che concede Ekdal da quel punto di vista. Ora passiamo alla tre quarti. Quindi la parte più importante, la parte più estrosa nel 4-2-3-1. A sinistra il primo nome è ovvio, Keita Balde, nuovo arrivo, giocatore rapido, tecnico, abile nell'uno contro uno, crea superiorità numerica, sa convergere all'interno per cercare la conclusione o l'assist, favorendo in questo modo tra l'altro la sovrapposizione a sinistra di Augello, per esempio, in modo tale da creare superiorità sia sulla fascia che all'interno del campo qualora riuscisse a tagliare col pallone tra i piedi. A destra invece c'è differenza. C'è Candreva,
C'è Andreeva che indubbiamente è uno degli uomini del momento della Samp, è entrato benissimo negli schemi, ha giocato benissimo nella partita col Benevento, si è destreggiato anche con la Fiorentina, è un centrocampista validissimo, un giocatore che ha già interpretato quel ruolo, lo ha fatto all'Inter per esempio, esattamente come Keita ha interpretato l'ala sinistra proprio all'Inter. Insomma, conoscono il ruolo, sono stati compagni di scorribande sulla fascia alla Lazio, quindi si conoscono, si sanno trovare anche con cross che tagliano l'area di rigore, di conseguenza sono validissimi secondo me insieme in quella posizione. Le loro alternative. Allora, a sinistra c'è un giocatore di cui credo di avervi già parlato abbastanza, parlo ovviamente di Damsgaard, che in quel ruolo dà il suo meglio, è un esterno rapido, tecnico, abile nell'uno contro uno anche lui, crea superiorità numerica, quindi anche lui tra l'altro ha dimostrato le sue qualità contro la Fiorentina. A destra c'è un giocatore che secondo me nessuno si aspetterebbe di trovare in questa lista, Manolo Gabbiadini. E voi direte, ma Gabbiadini è una punta. Sì, però c'è da precisare che nasce come seconda punta. Durante la sua carriera ha giocato seconda punta per esempio al Bologna, nel periodo in cui faceva da raccordo a Gilardino, e pensate un po', ha già giocato come ala destra nel 4-2-3-1. Nel Napoli di Benitez, per esempio, ha giocato in quella posizione. Gli è capitato di farlo anche al Southampton nella breve esperienza, nonostante sia stato utilizzato più da punta effettivamente. Gabbiadini è un giocatore che può lavorare bene lì, soprattutto da un determinato punto di vista. Immaginate, come ho detto, che a sinistra Keita Balde converga, lasciando quindi spazio a sinistra da Augello. Se arriva lo scarico per la sovrapposizione e arriva il cross e Gabbiadini si aggiunge in area di rigore, creando superiorità anche all'interno dell'area, quindi unendosi alla punta, è sicuramente un vantaggio da considerare. Anche Gabbiadini in quella posizione può fare molto bene. Passiamo poi alle tre quarti. Il trequartista per me è uno solo, e credo anche per voi, ovviamente parlo di Gastón Ramírez. Ramírez che in quella posizione si è giocato una vita, lo ha fatto al Bologna, lo ha fatto all'Hull City, al Southampton, al Boro, quindi al Middlesbrough, ha sempre giocato da trequartista nel 4-2-3-1, non in generale. È ovviamente perfetto, è estro, tecnica, sa trovare il compagno, sa fraseggiare, conosce il modulo, quindi per me chiaramente è lui il titolare fisso. La sua alternativa, beh, se non lo si utilizza in mediana c'è Verre in quella posizione che va benissimo, o se non lo si utilizza sulla sinistra c'è Damsgaard, perché no? O magari proprio Gabbiadini utilizzato anche in quella posizione, così da potersi aggiungere nell'area di rigore sul cross con più facilità. Quindi le alternative sicuramente non mancano, sono tutte alternative tattiche diverse se ci pensate, perché Verre è un trequartista sì, ma non di nascita, quindi gli è comune scendere, arrivare verso il centrocampo, raccogliere palla e servirla. Ramirez è uno che si fa trovare tra le linee, che salta l'uomo, che può arrivare sia alla conclusione che all'assist, dotato di un'ottima visione di gioco, di conseguenza il passaggio fra le linee non gli manca. E la terza alternativa è invece Gabbiadini, che può tranquillamente essere una punta di raccordo, quindi può entrare in area di rigore, può essere un valore aggiunto sicuramente. Chiaramente da quel punto di vista però si perde nel fraseggio. Per quanto riguarda poi la punta, dubbi credo non ce ne siano. Fabio Quagliarella, perfetto per quella posizione, sicuramente bomber d'area di rigore, non disdegna il fraseggio perché tecnicamente è ineccepibile, lo ha dimostrato nella sua carriera, tutti i gol meravigliosi che ha segnato, quindi sicuramente è perfetto come punta singola per via sì della capacità di essere rapace d'aria, ma anche per essere un perfetto regista offensivo, sa scaricare il pallone, sa fraseggiare, è perfetto per me in quella posizione. Come alternativa, ovviamente Gabbiadini stesso, qualora non lo si utilizzi in un'altra posizione. Può mancare però un'alternativa qualora si usi Gabbiadini a destra. D'altronde si sapeva, doveva arrivare Llorente, doveva arrivare un'altra punta che non è arrivato. Però per il momento Quagliarella può andare benissimo in quella posizione. C'è poi un outsider, di cui non vi ho ancora parlato. Jakub Janto, che può giocare nel 4-2-3-1, nonostante nasca come esterno di centrocampo a 5 con difesa a 3 o come mezzala, Janto in alto a sinistra può fare bene. Può fare bene perché ha rapidità, ha esplosività fisica, ha tanta resistenza, secondo per chilometri in Serie A, è discretamente abile nel cross, quindi può sicuramente risultare funzionale come ulteriore alternativa. La mia analisi è terminata, io spero vi sia piaciuta, spero che possiate considerare anche voi magari l'utilizzo del 4-2-3-1 con la Samp. Spero di essere stato chiaro, soprattutto non noioso, spero di non avervi annoiato e anzi di avervi interessato, ecco. Quindi io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!